Io il video non l'ho visto, ok? Il video non l'ho visto, il tema lo conosco. Si parla di Franco CFA. È un tema che è andato molto alla ribalta a inizio 2019, soprattutto da Di Maio, Giorgia Meloni e Alessandro Di Battista. E già le premesse non sono, non sono ottime. Qual era la tesi di Di Maio, Di Battista e Giorgia Meloni? Che il Franco CFA detenuto dalla banca francese comportava povertà economica ai paesi dell'Africa francese e quindi spingeva le persone africane appartenenti a questi paesi a migrare verso l'Europa e quindi creare tutti i problemi di migrazione. Quindi praticamente, un po' banalizzando, ma era veramente questa la tesi di quel tempo, la Francia provocava l'immigrazione in Italia. Racchiudendo il tutto. Ora, effettivamente sì, ci sono alcuni stati africani, prima sotto il colonialismo francese, che utilizzano una moneta che si chiama Franco CFA, che è collegata all'euro. Quindi è una moneta cosiddetta a cambio fisso. Significa che è strettamente collegata a un rapporto di cambio appunto fisso con l'euro. Risulta sempre una moneta appartenente a quegli stati, anche se c'è la parola franco. Quindi quegli stati hanno delle proprie banche centrali. Come vedremo, ci sono due organizzazioni a cui fanno parte diversi stati dell'Africa centrale. E tutte queste due organizzazioni hanno due banche centrali diverse che emettono la propria moneta, che si chiama Franco CFA. Per gestire questo tasso di cambio fisso, la banca centrale francese deve necessariamente avere una riserva di monete di queste nazioni africane per appunto gestire questo tasso di cambio. Si tratta di strategie monetarie di banche centrali. Il 50% delle riserve delle banche centrali africane è detenuta nella banca centrale francese, proprio per regolare in modo il più possibile sostenibile questo tasso di cambio fisso tra franco CFA ed euro. Un'altra cosa che forse vedremo, non lo so, ma un'altra cosa che era nata nel dibattito nel 2019 era il fatto che il franco CFA veniva stampato in Francia, se non erro. E quindi anche questo veniva imputato come una forma di controllo della Banca Centrale Francese nei confronti dei paesi africani. Anche questa cosa non è vera. Stampiamo a casa loro, esattamente. Semplicemente perché il luogo dove si stampa una moneta non è assolutamente valutabile come una cosa importante per quanto riguarda l'autonomia di politica monetaria. La Gabbo ci dice ad esempio che la lira era stampata in UK, ma anche l'euro, alcune porzioni di euro sono stampate nel Regno Unito. Si tratta solo di produzione di banconote, non di gestione di politica monetaria. Il fatto che il franco CFA venga prodotto al di fuori in Francia e non venga prodotto direttamente dalle banche centrali di quei paesi non significa assolutamente nulla, è solo una questione tecnica di convenienza di produzione. Poi ovviamente le banche centrali acquisteranno al costo di produzione le banconote e finisce lì la storia. Perché è stato introdotto questo franco CFA, quali sono le sue implicazioni economiche, eccetera, eccetera. È stato introdotto per evitare fenomeni inflattivi e quindi per evitare tutte queste fluttuazioni viene introdotto questa moneta con questo tasso di cambio fisso che appunto collegandola ad una moneta stabile impedisce fenomeni iperinflattivi o di svalutazione della moneta. Esistono in realtà due tipi di strategia monetaria. C'è, come ho detto, ho citato il cambio fisso. Quindi, ad esempio, che è stato ad esempio introdotto anche in Europa. Come sapete, dagli anni 70 fino al 99 c'è stato il cosiddetto serpentone monetario. Significa che effettivamente le monete all'interno della futura eurozona avevano un tasso di cambio fisso, per cercare di appunto incanalarle verso l'adozione dell'euro. Ovviamente questo rapporto di cambio non sempre veniva rispettato. Come sapete, c'è stata anche una crisi valutaria in Italia nel 92. Discorsoni. Ma c'è un'altra modalità di adozione di una moneta, e cioè il tasso di cambio
cosiddetto variabile. Quindi c'è il tasso di cambio fisso e il tasso di cambio variabile. Come dice la parola stessa, il tasso di cambio variabile consiste appunto nel fatto che il tasso di cambio tra una moneta e l'altra varia nel tempo senza seguire un tasso di cambio specificato. Da un punto di vista economico e di ricerca economica ci sono stati innumerevoli, quando vi dico innumerevoli vi dico veramente innumerevoli, dibattiti tra gli economisti tra cosa conviene di più a questo punto. Conviene di più il tasso di cambio fisso o il tasso di cambio variabile? Ci sono diverse opinioni in merito. Ovviamente ognuna di queste due strategie porta a vantaggi e svantaggi, come tutte le cose in economia. Quindi, ad esempio, il tasso di cambio fisso, come abbiamo detto, comporta una moneta più stabile e quindi meno rischi di crisi valutaria, deflazioni o inflazioni, ma allo stesso tempo potrebbe comportare un minor vantaggio alle esportazioni del paese che adotta un tasso di cambio fisso con una valuta che si aggancia a una valuta più forte. Dall'altra parte ci sono anche altri vantaggi e svantaggi per quanto riguarda il tasso di cambio variabile. Vi ho fatto un po' una panoramica sul tema, ok? Però imputare problemi macroeconomici esclusivamente a un tasso di cambio ovviamente è un'analisi macroeconomica del tutto limitata, perché ci sono ovviamente altre variabili che determinano il successo o l'insuccesso di un'economia, di un paese, a maggior ragione di un'economia, di un paese in via di sviluppo, come può essere quello, o sottosviluppato addirittura, come possono essere i paesi africani. Ad esempio, paesi africani che sono molto collegati la loro economia alle materie prime, all'andamento del valore delle materie prime. Pure, ad esempio, possono essere collegate ad eventuali sistemi politici dittatoriali. Insomma, le variabili sono tante e valutare l'andamento dell'economia esclusivamente verso un tasso di cambio fisso variabile o esclusivamente attraverso un franco e CFA o un sistema monetario particolare è un'analisi abbastanza limitata. Comunque, spero di avervi fatto un quadro generale. Adesso andremo a vedere il video di Nuova Alexio e vediamo se questo video ci dirà tutte le cose che abbiamo detto fino ad adesso oppure ci dirà tutte le cose contrarie a quello che abbiamo detto adesso. Quindi, pronti per la visione? Dai, io sono carico. Come vi dicevo, già il titolo non promette bene, perché il titolo è "La moneta coloniale che schiavizza ancora l'Africa". Quindi già il titolo non promette benissimo. Ma mettiamo tutti i benefici del dubbio. A few moments later. Oh no. Ho già capito tutto. Il giornalista senegalese che ha citato è uno dei tizi che ha fatto partire il complotto del franco CFA. E quindi, purtroppo ormai spoiler, ci siamo spoilerati il video, dirà tutto il contrario di quello che ci siamo detti fino ad adesso. Yeah! Molto molto bene! In realtà, come vi ho detto, il fatto che la Banca Centrale Francese abbia delle riserve di valuta, attenzione ai nomi poi, riserve di valuta, ricchezza, beni, riserve di valuta di queste monete, è semplicemente per una buona gestione del tasso di cambio fisso che è stato adottato. Niente di più e niente di meno. È una conseguenza economica, no, di questa roba qui, non è una conseguenza politica del fatto che la Francia vuole ancora dominare le ex colonie. Cioè è il tasso di cambio fisso che poi determina alcune strategie di politica monetaria. Non a caso Di Maio e Di Battista e la Meloni hanno utilizzato questa cosa del franco CFA, perché ha molti parallelismi con l'euro. E cioè si dice, guardate che non avendo controllo sull'euro e sul tasso di cambio dell'euro e sulla politica monetaria dell'euro, io non posso utilizzare la moneta per cercare di svalutare e aiutare l'economia. Appunto, niente svalutazioni competitive. Ma non perché non se le voglia fare a livello politico, ma perché si è deciso una strategia di tasso di cambio che non permette questo tipo di svalutazioni. La citazione al triangolo è corretta perché vi fa dare un altro layer
in più riguardo tutta questa storia. Allora, c'è questo trio inconciliabile di politica monetaria. Questo è molto interessante, questi temi sono molto interessanti e molto complicati, quindi spero di non banalizzare e di non dire troppe cazzate. Però, nella teoria economica c'è triangolo inconciliabile: politica monetaria autonoma, libera mobilità dei capitali e controllo del tasso di cambio. Perché si dice triangolo inconciliabile? Perché un paese non può controllare contemporaneamente tutti e tre questi obiettivi di politica monetaria. 2 hours later. Sarkozy non è una fonte attendibile a livello di politica monetaria, no? Cioè, siamo tutti consapevoli, no, di questo. E quindi portarlo come fonte giustificatrice di un fatto mi sembra piuttosto improbabile. Prima dicevi che era soggiogata dall'import-export francese, adesso mi metti la Cina. Quindi non è schiava. Ma questo è un plot twist gigantesco. Quindi mi stai dicendo che quei paesi sono liberi di commerciare con chi cazzo gli pare. Come ho detto all'inizio, prima di vedere questo video, fare delle analisi macroeconomiche su un paese guardando esclusivamente il punto di vista monetario è una visione miope della cosa. Cioè, sta guardando la storia di questi paesi nell'arco di decenni esclusivamente guardando l'andamento della politica monetaria. In paesi di nuovo sottosviluppati, con problemi, con numerosi problemi economici e anche politici, guerre. Boh. Quello che vi ho detto prima, che pensavo che dicesse in modo implicito, l'ha detto adesso in maniera esplicita, cioè fa dipendere le sorti della Francia esclusivamente da questo cazzo di franco CFA e dagli andamenti delle materie prime, dell'economia di queste colonie. Ma no! No! Cioè, un sacco di altre nazioni sono riuscite a svilupparsi senza queste colonie. Perché non dovrebbe riuscirci anche la Francia in linea teorica? Gli USA senza le Hawaii sarebbero una potenza di poco peso, come te cito. Ma non ha senso, non ha alcun senso. Cioè, questo qui, Horace Campbell, ha distrutto, cioè, i miei libri di storia economica europea stanno bruciando. Stanno letteralmente bruciando. Tra l'altro, se si vanno a vedere i dati di interconnessione tra l'economia francese e quello delle ex colonie, andando a vedere i dati di import ed export, si può notare che in realtà sono estremamente marginali. Anche per quanto riguarda il commercio di minerali o petrolio. Anche qui, cioè, si prende un paese e tra i tanti membri del franco CFA lo si vede un dato e lo si imputa questa decrescita e questo sviluppo poco marcato dell'economia al franco CFA. Ovviamente conclusione assurda da un punto di vista di analisi economica, non ha senso. Prima della pandemia anche noi crescevamo dello 0%, quindi come stanno messe le cose? Cioè, a chi imputiamo questa cosa? Poi quell'anno il prezzo del petrolio è crollato, quindi magari anche un suo peso. Esatto, Fabio, che è quello che dicevo anche all'inizio della live, prima di vedere il video. Sono economie molto dipendenti anche dall'andamento di materie prime. E come hai detto tu, effettivamente il prezzo del petrolio nel 2020 è crollato tantissimo e per quello c'è stato quel grande decremento. Di nuovo, imputare la crescita di un paese solo alla moneta non ha alcun senso, non ha assolutamente alcun senso. Tra l'altro, il Fondo Monetario Internazionale ci dice nella tabella che questi paesi hanno avuto anche dei tassi di crescita piuttosto interessanti, intorno al 6% tra il 2012 e il 2017, superiori ad alcuni altri stati africani, al contrario di quello che ci ha detto Nova Alexio quando ha preso dei dati singoli riferiti al 2020, che come sappiamo c'era la pandemia. Allora, niente, ragazzi.